La nostra impresa è il simbolo di una Lombardia che, pur sviluppandosi tecnologicamente, riesce ancora ad apprezzare come un tempo i sapori e le emozioni della vita. Il valore dell'impresa è quello di simulare un'azienda e quindi capire come funziona attraverso la collaborazione e il rispetto reciproco. Consiste nel realizzare un prodotto che valorizzi il nostro territorio. Il nostro obiettivo è quello di creare una scatola con prodotti tipici bergamaschi per valorizzare il nostro territorio e far conoscere, magari anche all'estero, la cultura bergamasca. Noi siamo degli studenti di una quarta, Istituto Tecnico Economico, e come attività di impresa simulata abbiamo ideato una scatola che potesse valorizzare l'eccellenza del territorio lombardo. Tovagliette con lo skyline di Bergamo, pancetta, i salami tipici, biscotti caratteristici, moscato di scanzo, formaggella nostrana, farina di grano spinato. Terra di donne e uomini, che attraverso il lavoro e l'impegno hanno saputo rispondere ai bisogni del proprio tempo e dare forma all'intraprendenza, rendendo la storia e il proprio paese migliori. Noi siamo il frutto di questa storia e vogliamo contribuire a documentare l'impegno dei giovani. Pensi che quello che fai servirà per un futuro? Sicuramente, dipende dalla responsabilità con cui lo facciamo e con cui cerchiamo di mantenere tutto quello che ci è stato donato e la bellezza di questa regione. La regione Lombardia è una regione che mi ha dato la possibilità di sviluppare i miei progetti che aveva già sviluppato mia madre, cioè quindi continuare la mia attività. Cosa pensa di lasciare ai posti? Lei? Guarda, io ho insegnato fino a quest'anno. Quindi credo aver dato un'impronta ai bambini che ho avuto a scuola, ai ragazzini, ai posteri, e spero di lasciare anche delle idee di rispetto della natura, rispetto degli altri soprattutto, e di passione per la cultura, senz'altro, questo credo che sia fondamentale. Quel cielo di Lombardia, così bello quando è bello, così splendido, così in pace. Se Renzo si fosse trovato lì, andando a spasso, certo avrebbe guardato in su e ammirato quell'albeggiare così diverso da quello che solito era vedere nei suoi monti.